Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Martina e oggi ti parlo di due romanzi che hanno come protagonista un gatto. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Prima di parlarvi dei due titoli che ho pensato per voi, faccio una piccola premessa. Io ho sempre avuto solo cani, fin da quando ero piccola, anche perché mia mamma e mia sorella sono allergiche al pelo dei gatti. Ho sempre creduto quindi che fossero animali più freddi e più distaccati rispetto ai cani e per questo anche le mie letture solitamente non comprendevano dei gatti perché ho sempre creduto di non riuscire ad immedesimarmi o meglio ad immergermi davvero in una storia che avesse come protagonista un gatto. Bene, grazie al mio club del libro ho letto questi due libri di cui vi parlo oggi e che mi hanno permesso di cambiare opinione sui gatti e capire davvero qualcosa in più su di loro e sul rapporto che riescono a creare con gli esseri umani, che può essere anche davvero molto profondo. Ritorna qui quindi l'importanza del mio club del libro che mi permette di uscire dalla mia comfort zone e scoprire tanti titoli molto belli che altrimenti non avrei mai letto. Adesso quindi inizio a parlarti del primo libro. Si intitola Il gatto del primo Natale ed è stato il primo libro che ho letto quest'anno. L'ho letto in ebook dal Kindle del mio babbo, però vi lascio la copertina che magicamente apparirà qui. La storia parla di Mina, una ragazza che vive a Londra e che viene chiamata dal padrino per andare nella sua casa che si trova su un'isola sperduta della Cornovaglia per prendersi cura della gatta Moor nel periodo in cui questo padrino rimarrà in ospedale. Vi faccio una piccola premessa per capire le dinamiche. Allora, i genitori di Mina si sono separati quando lei era molto piccola e la madre ha trovato appunto un nuovo compagno, questo padrino che ha chiamato Mina a casa sua. I progetti dopo la separazione dei genitori erano che la bambina andasse a vivere con la madre e il suo nuovo compagno. Per questo, quando era piccola, ha trascorso 2 o 3 mesi, se non erro, a casa della madre e del compagno per imparare a conoscersi e capire se questa poteva essere la soluzione giusta per lei. Durante questi mesi si era creato un rapporto davvero molto bello e molto profondo tra questo padrino, appunto il compagno della madre, e Mina. Purtroppo però prima che Mina riuscisse a trasferirsi dalla madre, questa ha avuto un incidente ed è morta. Quindi Mina, si è dovuta trasferire dal padre biologico e i rapporti con questo padrino si sono interrotti. Detto questo, appunto, Mina riceve questa lettera un po' improvvisa, totalmente inaspettata, e decide però, di andare in Cornovaglia e accudire questa gatta Moor nel periodo in cui il padrino sarà in ospedale. Una volta arrivata lì, la situazione ovviamente si complica, si articola, lei conosce gli altri abitanti dell'isola che si conoscono tutti, scopre delle dinamiche, delle problematiche e lei insomma si ritrova in mezzo alle vicende di questo paese e il suo piano di tornare a Londra molto velocemente non si avvera perché deciderà insomma di rimanere lì più a lungo del previsto. Ma quindi chi è questa gatta Moor? Questa gatta ha un che di magico. Ogni volta che si presenta in una stanza o in una determinata situazione, noi sentiamo che ha questa aurea magica intorno a sé. Perché? Prima di tutto non sappiamo quanti anni abbia. Sembra che questa gatta viva sull'isola da sempre. Insomma, è una gatta che tiene un po' i fili di tutta la vicenda e che in qualche modo nel suo silenzio, nel suo passo felpato, nel suo esserci e poi scomparire, riesce a determinare il corso degli eventi. Punti positivi di questo romanzo, assolutamente le descrizioni. Trovarsi in un'isola della Cornovaglia durante l'inverno è qualcosa di unico e l'autrice riesce a rendere tutte le sensazioni fisiche e non solo di questo periodo dell'anno, quindi il freddo del vento, gli schizzi gelidi dell'acqua, il mare in tempesta e non solo, anche gli odori, i sapori di tutto quello che viene cucinato, preparato nei luoghi insomma, che Mina visita. Un'altra cosa che ho apprezzato molto è stato il rapporto che si era creato tra Mina e il suo padrino durante i mesi di convivenza. È un rapporto che viene descritto in maniera davvero molto dolce e profonda e credo che nei libri raramente si parli del rapporto tra un padre e una figlia e che invece secondo me in alcuni casi è davvero molto bello. Io ho un rapporto bellissimo con il mio babbo, quindi mi sono rivista in questa vicinanza che si era creata tra Mina e il suo padrino.
Passando invece ai punti negativi di questo libro, purtroppo ho trovato i personaggi un po' abbozzati, tra virgolette, nel senso che i personaggi che non sono protagonisti, secondo me, non sono delineati perfettamente, tanto che a volte mi capitava di non ricordarmi chi fosse quel determinato personaggio, proprio perché non era stato, secondo me, descritto a dovere. Inoltre, alcune situazioni problematiche che si presentano nella vicenda, secondo me, si risolvono in maniera forse un po' troppo semplicistica, come se non ci fosse stata la capacità di rendere alcune situazioni un po' più avventurose. In ogni caso, se siete amanti dei gatti e non solo, vi consiglio di leggere questo romanzo perché è breve ed è una vera coccola. Il secondo libro di cui vi parlo è Cronache di un gatto viaggiatore, letto recentemente sempre grazie al mio club del libro. Anche questo non ce l'ho qui con me perché l'ho preso in biblioteca, ma magicamente apparirà la copertina proprio qui accanto a me. La storia è quella di Satoru, un uomo che incontra un gatto randagio, si prende cura di lui all'inizio dandogli del cibo e poi il gatto purtroppo ha un incidente, quindi è ferito e Satoru decide di prenderlo, curarlo e poi insomma di adottarlo e quindi rimarrà in casa con lui. Il gatto viene chiamato Nana e i due legano davvero molto. Satoru è molto legato a questo gatto anche perché gli ricorda un gatto che aveva quando era un bambino, un gatto che è legato a una vicenda molto tragica della sua adolescenza e che però ha sempre ricordato con grande affetto. Per questo quindi si crea questo legame così profondo con questo nuovo gatto. I due vivono insieme per 5 anni, poi all'improvviso Satoru si trova costretto a cercare un nuovo padrone per questo gatto e noi all'inizio non sappiamo il motivo. Semplicemente sappiamo che lui sta cercando qualcuno a cui affidare il gatto perché lui non può più prendersene cura. Inizia così un viaggio, i due si spostano in macchina, Satoru e Nana, e alla ricerca appunto di un nuovo padrone. E chi stanno cercando? Beh, Satoru si rivolge ai suoi vecchi amici, persone che sono state particolarmente importanti durante la sua infanzia, adolescenza e età adulta. E quindi proprio attraverso questi incontri con questi vecchi amici noi scopriamo anche tutta la storia di Satoru, che cosa gli è successo e come la sua vita sia arrivata fino a quel punto. Bene, questa è la trama in breve, ovviamente non dico altro perché secondo me merita di essere letta e scoperta pagina dopo pagina. Vi dico però che alcuni capitoli sono addirittura raccontati dal punto di vista del gatto, cosa che ho apprezzato molto. Prima di tutto voglio dirvi una cosa sulla scrittura. All'inizio non riuscivo a trovarla abbastanza coinvolgente, mi sembrava che fosse una scrittura molto semplice, quasi fosse destinata a bambini e ragazzi. Poi in realtà secondo me non so se la scrittura si è evoluta durante la lettura o se sono io che mi sono abituata a questo stile e in realtà si è rivelato davvero molto bello e coinvolgente, come se questo stile riuscisse a farmi capire meglio le emozioni e le sensazioni che venivano descritte. Quindi, insomma, alla fine si è rivelato un punto a favore. La storia poi è struggente, coinvolgente, dolcissima e devo dire che entrare nei pensieri del gatto o in generale degli animali domestici permette di immergersi ancora di più in questa storia. Chi ha un animale domestico, che sia un gatto o un cane, sa di cosa parlo. Quindi conoscere i pensieri dei nostri migliori amici è, diciamo, un punto in più a favore di questo romanzo. Inoltre, grazie a questa lettura, sono riuscita ad empatizzare con questo gatto, con il gatto, di capire quanto affetto e quanto amore anche questi possono dare ai loro padroni. Un affetto e un amore che è ricambiato per creare un legame davvero molto forte. Questa storia è in grado davvero di emozionare e vi farà scendere una lacrima più di una volta. Quindi vi consiglio davvero di leggerlo. È stato forse uno dei libri più belli letti quest'anno e che porterò sempre nel cuore. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se conoscete altri titoli che abbiano come protagonisti dei gatti, in modo che anch'io possa scoprire nuovi libri da leggere. Per il momento vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!